Che squadra, ragazzi. Buonasera, vi prego di prendere posto. Ha inizio la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del governo Letta. La parola al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consigliere Roberto Garofoli. L'anno 2013 in Roma, nel giorno 3 maggio, alla presenza dell'onorevole dottor Enrico Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri, prestano giuramento nelle forme prescritte i sottosegretari di Stato nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna. Onorevole Giovanni Legnini. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Più alto, sì. Un attimo la mano. Prego, prego. Vada avanti. Ingegnere Walter Ferrazza. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Maria Teresa Amici. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottoressa Sabrina De Camillis. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Micaela Biancofiore. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie. Dottor Gianfranco Miciche. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. A destra. Mi
Metti una furbata. Mi faccio fotografare mentre gli do la mano, è meglio. Onorevole Bruno Archi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottoressa Marta Dassù. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente le costituzioni e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Onorevole Lapo Pistelli. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottor Mario Giro. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Senatore Filippo Bubbico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Adesso. Sì. Onorevole Giampiero Bocci. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottor Domenico Manzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie.
Onorevole Giuseppe Berretta. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Gioacchino Alfano. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Senatrice Roberta Pinotti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Luigi Casero. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di osservare, di esercitare le mie funzioni e l'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Stefano Fassina. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Pierpaolo Baretta. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Alberto Giorgetti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie.
dottor Carlo Calenda. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professore Antonio Catricalà. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professore Claudio De Vincenti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Senatrice Simona Vicari. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Giuseppe Castiglione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottor Maurizio Martina. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Signor Marco Flavio Cirillo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
dottor Vincenzo De Luca. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottor Erasmo D'Angelis. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Signor Rocco Girlanda. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Senatrice Maria Cecilia Guerra. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Onorevole Carlo Della Ringa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Onorevole Iole Santelli. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottor Gianluca Galletti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dottor Marco Rossi Doria.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottor Gabriele Toccafondi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Onorevole Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottoressa Simonetta Giordani. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Signor Paolo Fadda. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dottor Cosimo Maria Ferri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. La parola al Presidente del Consiglio dei Ministri. Innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui così determinati, convinti di questo impegno che insieme ci prendiamo. Aggiungo anche in termini formali che le attribuzioni dei titoli di Vice Ministro avverranno successivamente da parte del Consiglio dei Ministri, questo lo dico perché i giornali hanno oggi raccontato tutta la squadra che è stata presentata.
Mi preme soltanto dire una parola che è una parola di incoraggiamento, naturalmente, una parola che dia il senso del fatto che siamo dentro una missione particolarmente difficile, in un momento particolarmente difficile, rispetto al quale, lo dico per tutti i sottosegretari e viceministri che sono anche parlamentari, vivrete la stessa decurtazione dello stipendio che hanno vissuto i ministri, ovviamente, nel senso che abbiamo deciso, come sapete, che ci sia per ministri, sottosegretari e viceministri che sono anche parlamentari, valga solamente l'indennità di ministro e non ci sia da oggi in poi nessuna indennità aggiuntiva. La missione è particolarmente difficile in un tempo molto complesso, rispetto alla quale io voglio qui sottolineare soltanto una caratteristica che ritengo molto importante per ognuno di noi. Da oggi tutti facciamo parte di una squadra, quindi da oggi in poi ognuno di noi ha cambiato dentro e ha cambiato fuori, ha cambiato dentro e ha cambiato fuori, perché ognuno di noi fino a pochi minuti fa rappresentava o viveva un'esperienza professionale o un'esperienza politica di parte, oppure professionalmente impegnata in un campo settoriale, in un interesse settoriale. Da adesso in poi siamo tutti al servizio dell'interesse del Paese, senza spirito di parte, soprattutto perché facciamo parte tutti di un governo come questo, che è un governo dalla larga maggioranza parlamentare, rispetto alla quale quindi ciò che è fondamentale è l'impegno per realizzare gli obiettivi per i quali il Parlamento ci ha dato la fiducia così largamente qualche giorno fa. E quindi io vorrei che fossimo tutti convintamente impegnati soprattutto su questo tema della realizzazione del programma, con una grande attenzione alla concretezza delle cose che dobbiamo fare, una grande, grande, grande attenzione al rispetto reciproco tra di noi. Siamo tutti persone che vengono da storie che non sempre sono storie combacianti, per cui il primo elemento che io richiedo a ognuno di voi è l'attenzione, la delicatezza e il sapere, naturalmente, che in questo momento siamo tutti impegnati al servizio di una causa comune. Dobbiamo realizzare quel programma per il quale il Parlamento ci ha dato la fiducia e per il quale molti italiani si stanno aspettando realizzazioni, e dopo tanto tempo che le cose si sono in Parlamento bloccate per via di questo strano, particolare risultato che la legge elettorale e il voto degli italiani ha portato. Quindi abbiamo tutti sulle spalle una responsabilità che, mi sento di dire, è doppia rispetto a un normale giuramento di ministri, viceministri o sottosegretari. È una responsabilità, questa, veramente, rispetto alla quale sono sicuro che ognuno di noi, ognuno di voi, riuscirà a dare seguito a questo compito nel modo migliore possibile, con l'impegno, ripeto, che dicevo adesso, di sapere che adesso facciamo parte tutti della stessa squadra, quindi dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, e il successo di tutti sarà il successo del Paese. Non c'è una differenza tra questi due elementi. Lavoreremo e ci daremo un metodo di lavoro. Dico quello che ho detto ai ministri l'altro giorno, lo dico nello stesso modo con cui l'ho detto ai ministri, chiedo a tutti una grandissima attenzione alla sobrietà nell'organizzazione del lavoro, dei dicasteri, delle parole che si dicono, dell'impegno a cercare di far sì che ognuno di noi riesca a far bene la sua parte, stando attento soprattutto a questo tema della concretezza delle realizzazioni. Se facciamo così, vincerà il Paese. Io sono convinto che questo è lo spirito col quale da tutte le parti d'Italia, dal sud al nord, dalle grandi città o da piccole città, da esperienze politiche o da esperienze professionali, siamo stati chiamati a svolgere questo compito. Lo svolgeremo, io sono convinto, al meglio, con questa grande attenzione alla realizzazione delle cose che dobbiamo fare. Da domattina, anzi da stasera stesso, rimboccarsi le maniche e al lavoro. Avete, credo, già preso contatto con i vostri ministri di riferimento. Credo che ogni ministro saprà al meglio valorizzare le competenze, rispettare le competenze e cercare soprattutto di creare quel clima di squadra che anche a livello di Consiglio dei Ministri stiamo cercando di creare nel modo migliore. Se questo clima da
questo spirito di squadra nel Consiglio dei Ministri e in generale nel Governo c'è, sono convinto che ce la faremo e riusciremo a dare soddisfazione a quegli italiani che oggi stanno guardando con un pochino di preoccupazione e un pochino di attenzione a quello che stiamo facendo. La situazione fuori da noi è una situazione particolarmente difficile e particolarmente grave, una situazione non semplice. Io non posso non dimenticare che adesso siamo qui in un clima in fondo di festa, ma lo stesso clima di festa non c'è stato il giorno in cui i ministri hanno giurato, e quella vicenda tragica che ha coinvolto il brigadiere Giuseppe Giangrande, al quale va in questo momento il nostro in bocca al lupo più determinato e più caloroso, e il carabiniere scelto Francesco Negri, ci ricorda quanto stiamo vivendo un momento assolutamente particolare. Questo momento è un momento invece nel quale dobbiamo essere appunto molto determinati ad andare verso le realizzazioni che dobbiamo svolgere. Quindi vi faccio veramente un in bocca al lupo caloroso, sappiate che le nostre porte sono porte aperte, la Presidenza è il luogo del coordinamento, del raccordo, è il luogo nel quale parlarsi, siamo ovviamente con le porte e i telefoni aperti per cercare di far sì che ogni cosa per quanto possibile funzioni al meglio. Una cosa ho capito in questi giorni: non abbiamo tempo e quindi non abbiamo possibilità di perdere tempo, perché dobbiamo correre contro il tempo per cercare di recuperare il tempo perduto. Troppo tempo è stato perduto, troppe realizzazioni aspettano, sono convinto che la determinazione, la rappresentatività, le competenze qui rappresentate per l'appunto riusciranno insieme a tutti noi a realizzarle. Grazie e buon lavoro a tutti. A termine la cerimonia. Buonasera.